Avvio, avvio. L'avvio è lungo qua. Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti. Sono con un ospite d'eccezione oggi. Di solito si dice è la figlia di, ma noi oggi diciamo il papà di Adriana Paratore, la nostra DJ. E abbiamo Maurizio Paratore che, insomma, tra i tanti meriti è anche quello di aver contribuito alla produzione di Adriana Paratore, insomma, che conosciamo, salutiamo, è simpaticissima. Però io ho scoperto che Adriano, ho scoperto da Adriana che Maurizio fa un sacco di cose, tra cui è scrittore, poi insomma ci racconterà lui e anche la sua esperienza, insomma, che ha avuto una lunga esperienza nei Testimoni di Geova, so se vuole, quello che vuole raccontarci, parlarci dei suoi libri, insomma, della sua esperienza di scrittore, insomma. Quindi lascio la parola volentierissimo a Maurizio. Grazie, buongiorno a tutti, è un piacere per me essere insieme a te, Massimo, e ti ringrazio. Piacere mio. Sì. Beh, diciamo che volevo portare un po' anche la mia esperienza, come diverse altre esperienze. Sì. L'esperienza di chi per tanti anni è stato diciamo, insieme a un'organizzazione religiosa e che poi ne è uscito fuori. In effetti, quello che posso dire è che quando si esce da un'organizzazione religiosa, qualunque essa sia, c'è il forte rischio di perdere del tutto la fede. Ah, sì, questo sì. E questo è un po' per cui quello che ho sentito subito inizialmente è che dovevo fare qualcosa per cercare di non perdere totalmente la fede io e anche per poter aiutare altri nella mia stessa condizione, a cominciare dai miei familiari. Quindi non avendo più gli impegni religiosi notevoli che avevo prima e poi anche aiutato dal Covid che ci ha tenuti un paio d'anni chiusi in casa, e ho cominciato a scrivere libri, ho cominciato a scrivere un primo libro che è La Foderina, intitolato Bibbia, coscienza e libertà cristiana per non perdere la fede nonostante le religioni. Nonostante questo libro su Amazon, dove si trova il libro? Questo sì, si può prendere su Amazon, al nome mio, Maurizio Paratore, e ci sono poi diversi altri libri. Ecco, questo, come detto, l'ho scritto avendo lo scopo di non perdere la fede, quindi di rafforzare la fede, ma nello stesso tempo di correggere le cose errate che avevo visto in ambito religioso, all'interno della religione, e che in effetti mi hanno portato a comprendere che non era una religione che rappresentava Dio. Ecco, se posso chiederti, diciamo, la tua esperienza personale, il tuo travaglio, anche immagino, se ci racconti cosa ti aveva spinto, io credo che eri abbastanza giovane, ad entrare in questa comunità, diciamo, e poi cosa successivamente ti ha spinto ad uscire fuori. Sì. Tanto vedo passare delle persone che salutiamo, non so chi è passato, un ragazzo. Sì, è passato mio figlio. Ah, il fratello di Adriano. Mio figlio. Tu hai fatto tanti figli, no? Hai tanti figli. Ma Giro, non si vuole far vedere. Ci sono persone che non vogliono essere riprese, comunque sono passate, sono andate nella loro stanza, quindi qui. Io ho sei figli, spero che non vengano tutti figli, insieme oggi. Poi anche sette nipoti. Accidenti. Non penso che ti vedranno tutti in questo momento. Senti, no, ma ti volevo chiedere quindi che cos'è che ti ha spinto a entrare nei Testimoni di Geova? Il testimone di Geova è stato innanzitutto il fatto che usavano la Bibbia. Questo mi ha colpito. Io ero interessato alla Bibbia. E poi l'insegnamento, poi anche le persone, ho capito che erano delle brave persone, che in effetti sono brave persone che in effetti colpiscono altre brave persone. In effetti posso dire che i testimoni di Geova che vanno nelle case delle persone, in linea generale sono quasi tutte delle bravissime persone che, essendo bravissime persone, riescono a coinvolgere facilmente altre
brave persone come loro. E poi nel tempo si vedono, diciamo, alcune magagne che sono tipiche dell'organizzazione. E quindi tu quanti anni avevi? Ho visto l'insegnamento biblico, visto che era corretto, confrontandolo, io parlo però di tanti anni fa, perché l'organizzazione nel corso del tempo, un'organizzazione può migliorare o può peggiorare, per cui i tanti pregi che io ho visto agli inizi nel corso del tempo sono stati perduti, per cui non era più come agli inizi. Tanto per fare l'esempio, agli inizi si faceva notare come le religioni in generale avevano dei capi religiosi molto ricchi che predicavano avendo il Rolex al polso, cosa che doveva essere. Gesù non faceva sfoggio di oggetti di grande valore, non possedeva, lui stesso disse che non era proprietario neanche del cuscino sul quale poteva adagiare la testa, per cui già questo mi faceva piacere. Poi in tempi recenti ho visto i componenti del corpo direttivo tutti quanti con la Rolex e con anelli di grande valore. Chiaramente nel corso del tempo quell'insegnamento è cambiato molto, di quello non si è parlato più. E comunque era questo, erano le persone che le sentivo essere sincere in quello che dicevano. Dico, magari si sbaglieranno pure, però sono persone sincere. Ma visto che l'insegnamento era accettabile, era corretto, ho visto che a differenza di altre religioni, usavano in effetti la Bibbia, perlomeno agli inizi, che poi, come detto, nel corso del tempo la Bibbia è stata usata sempre meno e sempre più sono stati portati avanti gli insegnamenti che erano dell'organizzazione religiosa. Comunque, ecco, a me questo ha attirato. Ho visto subito poi che dei comportamenti non erano molto convincenti, però io li ho sempre reputati dovuti all'imperfezione umana delle persone che erano intorno a me, certo, anche aventi magari responsabilità nelle congregazioni, finché a un certo punto mi sono reso conto che questo non era altro che il riflesso delle qualità, tra virgolette, dell'organizzazione. Quindi ho visto che, ad esempio, questo avere una doppia verità è un qualcosa che viene dall'organizzazione, una verità per il pubblico, per così dire, una verità propagandistica e una verità reale che invece è all'interno dell'organizzazione. Per cui in questo, nella doppia verità, non ci può essere verità, perché la verità può essere una sola, e già questo mi ha fatto capire che l'organizzazione non era pura, sincera, come affermava di essere. Poi nel corso del tempo ho potuto vedere addirittura che l'organizzazione, se doveva scegliere tra quello che diceva la Bibbia stessa, quindi quello che era l'insegnamento cristiano, e quello che veniva dai vertici dell'organizzazione, facevano quello che facevano i farisei al tempo di Gesù, che Gesù rimproverò dicendo che mettevano la loro parola al posto della parola di Dio, e mettevano da parte la parola di Dio per portare avanti i loro insegnamenti. E in effetti questo l'ho visto anche in questa organizzazione, come penso probabilmente in quasi, penso io, in tutte le organizzazioni religiose. A un certo punto i vertici dell'organizzazione hanno più potere di quello che è l'insegnamento sul quale dovrebbero basarsi, cioè l'insegnamento cristiano. Sì, per cui una volta visto questo ho compreso che quell'organizzazione non era per me, quindi ho salutato gentilmente tutti e me ne sono andato. Sì, un concetto che posso dire che accomuna un po' tutte le religioni è che tutte quante vanno contro il primo dei 10 comandamenti, che dice non devi avere altri dei all'infuori di me. Ebbene, praticamente tutte le religioni, pur dicendo di essere cristiane, e per quelli che non sono cristiane di essere dalla parte di Dio e di attenersi all'insegnamento di Dio, tutte quante le religioni mettono
i dogmi dei loro capi religiosi, della loro organizzazione, al di sopra di Dio stesso, al di sopra di Cristo, al di sopra di quello che dice la Bibbia. Questo è notato come caratteristica di tutte le religioni. In pratica, se una religione è veramente da Dio, porta avanti l'insegnamento di Dio e non agisce per acquistare più potere, perché quello che ho notato e tutte le strutture religiose sono legate a questo, è l'avere potere sulle persone, acquistare il loro potere sulle persone, potere che poi come conseguenza porta anche ricchezza, no? Per cui le loro azioni, vi faccio un esempio, no? Per parlare di un argomento che sta a cuore a molti, quando qualcuno lascia un'organizzazione religiosa, che lo applichiamo a tutti, ovviamente anche ai testimoni di Geova, quella persona che lascia l'organizzazione religiosa è per la comunità religiosa sicuramente una pessima persona. Per cui tutti quanti si sentono in dovere e diritto di non avere assolutamente nulla a che fare. Mentre io posso dire per esperienza che ci sono tantissime persone che hanno lasciato la loro religione, che sono delle persone degnissime. Ci sono anche altri che magari invece si comportavano male. Ma ce ne sono tante che sono semplicemente delle persone bravissime, con ottime qualità, e che a un certo punto si sono resi conto che l'organizzazione nella quale stavano non era quello che diceva di essere. Mentre, ecco, questo modo di fare, far passare chiunque esce per una pessima persona, impedisce a chiunque di dargli ascolto. Quindi se questa persona ha delle motivazioni veramente valide per dire questa organizzazione non è vero che rappresenta Dio come dice, e ha argomentazioni valide, nessuno lo può venire a sentire perché è una pessima persona. E nel fare questo, a volte vengono diffuse anche delle vere e proprie calunnie nei confronti di chi esce fuori. Ecco, su questo, insomma, veramente c'è da riflettere. Quindi, pur di mantenere il loro potere, fanno una di queste cose, no? Sì, ti voglio dire, intanto se ti fai vedere il libro un secondo, così sì. Poi te lo chiede, poi so che ne hai scritti altri, ci puoi vedere anche gli altri. Questo è Bibbia, coscienza e libertà cristiana. Ti volevo chiedere, no? Io credo che ci sia una differenza tra il sentiero spirituale, che è il percorso interiore che uno fa, invece è una religione, e poi tra una religione e un'organizzazione religiosa, no? Sono tre cose diverse. Uno può avere un suo percorso spirituale, che credo che sia una cosa interiore, personale, poi c'è una religione, che sono un insieme di regole, diciamo, e l'organizzazione, che invece è fatta da persone che potrebbero anche, diciamo, poi predicare bene e razzolare male, no? Diciamo. Tu quindi ci hai raccontato un po' della religione e dell'organizzazione religiosa. Invece il tuo pensiero, il tuo sentiero spirituale, il tuo percorso spirituale, come è continuato, diciamo, dopo la fuoriuscita, che credo che sia un po' quello che racconti nel libro, no? Come mantenere la fede dopo diciamo, perché tu eri anche un anziano, no? Mi diceva Adriana, all'interno di questa organizzazione. Sì, sono stato una decina di anni che anziano, sì. Sì. Quindi se vuoi dirci adesso com'è il tuo percorso spirituale. Io posso dire spirituale. Alle organizzazioni religiose nel loro insieme, anche quindi anche l'organizzazione dei testimoni di Geova, ma anche le organizzazioni evangeliche e altre, hanno il pregio di rafforzare la fede in Dio nelle persone. Stare a contatto con persone di fede, ma soprattutto studiare argomentazioni valide, aiutano a rafforzare la fede in Dio e nella Bibbia. Io non è che sono... Che sono partito dall'idea la Bibbia è la parola di Dio. Potrebbe esserlo, come potrebbe non esserlo, ci sono queste alternative. Forse lo è, forse non lo è. Come si fa a saperlo? Qualunque cosa bisogna studiarla e conoscerla bene prima di dare un giudizio. Per cui io ho studiato a fondo la Bibbia, posso dire che mi sono impegnato a fondo, e sono arrivato io personalmente, non perché qualcun altro me l'ha imposto, io personalmente sono arrivato alla conclusione che la Bibbia in effetti
a delle informazioni che sono sotto molti aspetti, in molti casi troppo superiori a quella che è la sapienza umana per poter essere opera umana. Ovviamente la prima domanda che mi sono fatta è stata: ma la Bibbia che cosa dice di sé? Io ho guardato cosa la Bibbia dice di sé, visto che gli scrittori biblici, tutti quelli riconosciuti come scrittori biblici, dicono che Dio gli ha dato le informazioni da trasmettere. Chiaramente, se queste informazioni vengono realmente da Dio, non ci possono essere informazioni scorrette in nessun campo. Per cui ho potuto valutare personalmente, leggendo la Bibbia, che ad esempio quando tocca argomenti astronomici, quando tocca argomenti botanici, quando tocca argomenti di zoologia o anche per quello che riguarda quello che ci circonda, ciclo dell'acqua e così via, la Bibbia ha dato sempre informazioni corrette, non in termini strettamente scientifici, salvo magari il libro di Giobbe, dove tocca forse un po' di più qualche argomento più scientifico, ma senza essere un libro per scienziati, ma è un libro scritto per ogni essere vivente, e ho visto che era attendibile. Per cui non, cioè, chiaramente oggi se noi prendiamo un trattato anche scientifico scritto 20 anni fa, ci troviamo delle informazioni che alla luce delle moderne scoperte sono assolutamente campate in aria. Se noi prendiamo una pubblicazione scientifica di 40-50 anni fa, potremmo dover cancellare un terzo della pubblicazione come antiquata, perché le nuove scoperte ci hanno fatto capire che era tutto sbagliato. È un libro scritto oltre 3.500 anni fa, se fosse opera di sapienza umana, dovrebbe essere pieno di errori in campo scientifico, in campo medico e sotto anche tanti altri aspetti. E ho visto che a questa prova, dall'esame che ho fatto, la Bibbia ne è uscita molto bene. A parte le date, cioè se tu vai a vedere, mi sembra in Genesi, no? Perché secondo la Bibbia cioè, la creazione è datata 6.000 anni fa, no? Mi sembra. Ma la Bibbia, in effetti, se noi prendiamo l'inizio del libro di Genesi, lì non c'è una data. Nel libro di Genesi c'è scritto semplicemente, ed è quello che noi ci aspettiamo in un libro che deve essere per tutti e non solo per una categoria di persone, c'è scritto semplicemente che in principio, senza dildare, Dio creò la terra. Però io seguo un po' Biglino, no? Quella, la prima frase, no? Che c'è Bereshit bara Elohim, no? Quel bara lì sembra che non voglia dire creare, almeno che voglia dire in ebraico, diciamo, costruire qualcosa, ma basandosi su un qualcosa che è già esistente, insomma, cambiare qualcosa che già esiste, non significa creare da nulla. Questo, io non conosco l'ebraico, quindi, però, secondo le traduzioni, il Bereshit bara Elohim vorrebbe dire gli Elohim, che tanto sono più di uno, almeno se dovrebbe essere un plurale, hanno... Abbiamo usato un plurale lì, sì. Questo c'è da valutare il significato o la motivazione dell'uso del plurale, però diciamo che sono dettagli per i quali uno, come ad esempio il signor Biglino, può fare delle proprie ricerche e magari aggiungere le proprie conclusioni. Io parlo delle mie conclusioni, le quali sono arrivato, e che non ho adesso, posso semplicemente dire che sì, in effetti possono essere state cambiate alcune cose nella Bibbia e noi non possiamo essere sicuri al 100% che il testo che abbiamo oggi sia in armonia col testo originale. Vero, anche questo è vero. Perché questo sì, quindi non posso mettere la mano sul fuoco sul fatto che non ci siano stati delle variazioni, dei cambiamenti a riguardo. No? Per te anche oggi la Bibbia, diciamo, è un tuo riferimento, tu la usi nella tua vita, insomma, come... Io, ecco, ho scritto questo libro proprio per questo, per non perdere la fede in Dio e nella Bibbia, per cui nel fare questo ho studiato ulteriormente tutto quello che in effetti mi era stato anche utile nello studiare con un'organizzazione religiosa, in questo caso i Testimoni di Geova.
Per cui ho preso tutto quello che in effetti ho trovato utile. E soprattutto fa anche bene alle persone, perché seguire ad esempio l'insegnamento cristiano, l'esempio di Cristo, beh, se tutto il mondo lo facesse non ci sarebbero le carneficine che ci sono nel mondo, no? Quindi in sé qualcosa che fa bene alle persone, magari lo facessero tutti, ma realmente non baciando un crocifisso mentre si mandano le armi per fare la guerra, insomma, questo è una grande ipocrisia. È l'ipocrisia che a me mi ha fatto uscire, l'ipocrisia vista che mi ha fatto uscire dall'organizzazione religiosa nella quale ero, che era quella dei Testimoni di Geova. Per cui, oh, non so, ho perso un pochettino il filo. Comunque, No, ma ti voglio chiedere, secondo te la Bibbia va interpretata alla lettera o in modo metaforico, diciamo? Come tuo studio personale? Ah, come mio studio personale ho visto che bisogna fare molta attenzione a capire, però tutto sommato la Bibbia quasi sempre lo fa capire, dove il linguaggio va considerato in modo letterale e dove invece il linguaggio va considerato in modo simbolico. Anche ad esempio parlando dei giorni creativi, no? Giorni creativi, alcuni l'hanno interpretato in modo letterale, ma la Bibbia non c'è scritto in nessuna parte che sono giorni letterali, perché ecco lì in questo caso posso anche usare la parola ebraica usata, yom, che viene tradotta giorno, ma viene tradotta anche era o periodo, no? Ad esempio giorni, il giorno di Noè non sa indicare un giorno, sa indicare l'arco della vita di Noè, che tra l'altro è vissuto tantissimi anni, no? Stando alla Bibbia è vissuto 900 anni, per cui non è un giorno letterale. Quindi spesso nella Bibbia, quando si usa l'espressione yom in ebraico, il giorno, si può intendere un giorno letterale e si capisce dal contesto, oppure un periodo, un'era o un'era specifica. In questo caso, parlando di giorni creativi, possiamo dedurre che si tratta di un'era creativa che può durare anche migliaia di anni, non possiamo adesso dirlo con la massima precisione. Però se valutiamo che l'Apostolo Paolo parla del giorno di riposo di Dio, il settimo giorno, che è durato un notevole periodo di tempo, possiamo presumere che anche gli altri giorni creativi riguardano ognuno di essi un notevole periodo di tempo. Tutto qua. Ci sono, in molti casi magari si rischia di fare confusione, nel senso che si prende per simbolico quello che è letterale e si prende per letterale quello che invece è simbolico. Bisogna studiare la Bibbia con la massima attenzione per fare questa distinzione. Io stesso cerco di fare del mio meglio, ma non posso mettere la mano sul fuoco su niente. Mi posso confrontare con altri e, scambiando opinioni, cercare di capire insieme quale può essere la più corretta interpretazione. Sì, dimmi. No, tanto per ancora. Poi so che hai scritto altri libri, giusto? Tu nel frattempo. Sì, un altro libro che ho scritto, che è sempre dal punto di vista religioso, questo, parla di dottrine. Visto che ci sono tante dottrine controverse, io ho fatto uno studio per, come scrivo qui nell'altra parte del libro, per vederci un po' più chiaro. E qui io ho chiesto anche suggerimento ai miei familiari, Adriana, Luisa, Marzia, mia moglie, no? In modo da poter esprimere qualcosa di studiato insieme. Tutti quanti siamo più o meno della stessa idea. Ora, in questo libro intitolato Dottrine controverse, tratto queste parti qui. Comincio dalla scomunica, che è la parte dove mi dedico più tempo. E poi parlo della confessione, del segreto confessionale, del battesimo. Pongo anche la domanda nella quarta parte: quale futuro c'è per i morti? La Bibbia ci dice qualche cosa a riguardo? O abbiamo delle informazioni attendibili a riguardo? Oppure la parte 5, il ruolo della donna nella Chiesa.
è molto controversa, c'è chi dice una cosa, c'è chi ne dice un'altra. Io prendo come modello, visto che tutti prendono come modello la Bibbia, io prendo la Bibbia come modello per rispondere a questo argomento, il ruolo della donna nella Chiesa. Poi la partecipazione alla vita politica e Sì, poi l'ultimo, la fine del mondo col punto esclamativo, visto che tutti parlano della fine del mondo. Quindi senti, queste sono le parti. questi punti, se io mi interessa un po' di buddismo tibetano che tratta molto la morte, no? Se tu c'è il punto 4, diciamo, se vuoi magari Quale raccontarci futuro c'è per i morti? tu qual è Ma la. io in questa parte, sì, posso prenderlo, questa quarta parte. Arrivo, che sono andato, ecco qua. La parte è questa, questo è il capitolo Quale intanto. futuro c'è per i morti? Sì. Per i morti. Qui in questo libro scrivo su questo argomento, ci sono un'infinità di opinioni contrastanti. Anche l'interpretazione di libri considerati sacri come la Bibbia o il Corano varia in base alle tradizioni religiose tramandate. La tendenza della maggioranza delle persone religiose non è quella di cercare la verità a tutti i costi, a prescindere da quale sia, ma è quella di sostenere a spada tratta ciò che piace o affascina di più, oppure ciò che è stato tramandato dalla famiglia o dalla religione alla quale si è aderito precedentemente. Mettersi in discussione non è di moda, invece è bene mettersi in discussione. Per arrivare a trovare una risposta soddisfacente alla domanda relativa a questa dottrina controversa, quale futuro Questa c'è? tosse è Adriana che sta tossendo così? Questa tosse è Adriana? Sì, Vediamo Adriana, se. infatti stiamo dicendo che non sta molto bene. C'è un po' di raffreddore, accidenti. Sì, Ciao c'ha Adriana. un Sentiamo. raffreddore che sembra una bronchite. Curati, Adriana, perché sto raffreddore. Si sta curando, si sta Ah, curando. no, bene, Siamo scusate stati se più vuoi. volte al pronto soccorso con Adriana per mo vediamo Sì, adesso. mi ricordo. Sembra che stia sfogando un po', però questa tosse. Allora. Poi ha respirato qualche cosa che non doveva respirare, della lanuzza che era su una vestaglia. Un po' del Ah. fizzato. E questo poi un po' quando la ritira da fuori abbiamo capito. Vabbè, c'è Adriana che dice: volevi dire qualcosa, Adriana? Ha No, che dopo Massimo mi accorgo. detto che poi dopo ti chiamerà e ti Va racconterà tutti i dettagli bene. di queste insolenze. Va bene, diciamo che nel rispondere a questa domanda, io uso la Bibbia che è accettata come autorità da tutte quante le religioni. Parto dal libro biblico di Genesi, al capitolo 1, ai versetti 27 e 28, dove è scritto che Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e disse loro: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra e rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni animale che si muove sulla terra. In che modo Dio creò l'uomo e la donna? In Genesi è scritto che Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale. E l'uomo divenne un'anima vivente. Il nefesh, l'espressione ebraica usata è nefesh, anima vivente, che si può tradurre anima vivente o essere vivente, secondo varie traduzioni. Quindi, riguardo alla creazione della donna, viene detto che Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa.
con la costola che aveva tolta all'uomo, Dio formò una donna e la condusse all'uomo, il quale, diciamo, fu molto grato per questo dono, tanto che si espresse anche poeticamente. Poi Dio diede all'uomo il comando di saziarsi liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare, perché nel giorno in cui ne mangerai certamente morirai. Noi adesso possiamo riflettere su questo progetto esposto nella Bibbia. E qui nel progetto che noi vediamo non è che era prevista la morte come, diciamo, inevitabile. C'era scritto che la morte ci sarebbe stato solo se Adamo ed Eva avessero agito in modo da procurarsela, disubbidendo al comando di Dio. Infatti, qui nel libro specifico che i primi esseri umani avrebbero potuto vivere per sempre in un bellissimo ambiente, semplicemente rispettando le regole ragionevoli del proprietario volte a preservarli in vita. Quasi tutti sono a conoscenza del racconto biblico della ribellione nel giardino di Eden e della relativa punizione subita da Adamo ed Eva. Nel libro di Genesi, al capitolo 3, al versetto 19, è scritto: ritornerai alla terra da dove fosti tratto, perché sei polvere e in polvere tornerai. Lo conoscono tutti, no? Sì, sì, sì. La punizione per il peccato, la morte, non è altro che il contrario della vita. Forse è troppo semplice. Non di rado si sentono persone, anche religiose, definire miti e leggende i racconti biblici. Con quali motivazioni? Per alcuni, viste le tantissime razze umane, è impossibile credere che tutti discendiamo da una stessa coppia di progenitori. Comunque, da tempo, studi sulla genetica umana hanno dimostrato che in ogni essere umano convivono i geni di una gran quantità di razze umane. Questi studi confermano che tutti i popoli della Terra sono una singola famiglia e hanno un'origine comune. Il razzismo, pertanto, non ha alcuna giustificazione scientifica, oltre che biblica. Per cui questo non piace, perché gli smonta l'indole razzista che hanno e con la quale magari riescono anche ad ottenere un certo seguito. No, secondo la Bibbia e anche secondo la scienza, non siamo tutti uguali, insomma, anche se siamo di colori diversi, di razze diverse, ma abbiamo tutti quanti un'origine comune. Riguardo alla località di origine dell'umanità, gli studiosi sono concordi nell'indicare la Mesopotamia, la stessa località tra il Tigri e l'Eufrate, indicata con molta accuratezza di dettagli nel libro biblico di Genesi. Quindi possiamo vedere al dettaglio molti aspetti di questa località. Questi due grandi fiumi, altri due fiumi, le cose che c'erano in quella zona di valore, tipo l'oro e altre cose. E la Bibbia questo lo descrive. Altri trovano frutto di fantasia il racconto di un serpente che parlò ad Eva in Genesi, capitolo 3, versetti da 1 a 5. Ora, la spiegazione, dove lì si dice il serpente che parla con la donna e gli dice: ma è così che Dio ti ha detto che non puoi mangiare? E poi la donna gli risponde, il serpente poi piano piano la convince a prendere quel frutto, disubbidendo a Dio. Ora, la spiegazione viene data dalla Bibbia stessa, perché se la Bibbia, se è opera di Dio, deve essere tutta collegata da Genesi a Rivelazione. E infatti nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, al verso 44, viene fatta una identificazione del diavolo. Viene chiamato padre della menzogna. Infatti in Eden il serpente fu un mezzo usato dal diavolo per ingannare Eva. E questo dice la Bibbia. Ulteriore conferma l'abbiamo leggendo l'ultimo libro della Bibbia. Abbiamo detto da Genesi a Rivelazione è tutt'uno. Nel libro di Apocalisse o Rivelazione, al capitolo 12, al verso 9, è scritto: il gran dragone,
il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che inganna tutto il genere umano, fu gettato giù sulla terra e i suoi angeli furono gettati con lui. Quindi l'informazione che noi vogliamo trarre da questo brano è che il serpente antico, alias diavolo e Satana. Quindi possiamo quindi comprendere che sì, c'era apparentemente un serpente che parlava, ma in base alla narrazione biblica quel serpente è stato usato da un essere spirituale, perché sappiamo che il diavolo, Satana, è una persona spirituale che si è servito del serpente per ingannare Eva. Quindi, leggendo tutto il contesto biblico, possiamo trovare la risposta a tante domande che, se uno si ferma solo su quel punto, poi non riesce a capire, non riesce a trovare la risposta. Una definitiva conferma dell'attendibilità del racconto di Genesi viene data da Gesù stesso, il quale, nell'insegnare riguardo all'indissolubilità del matrimonio, fece riferimento proprio al racconto di Genesi relativo alla creazione di Adamo ed Eva. Quindi, se Gesù, chi è cristiano ovviamente deve credere in quello che dice Gesù, prende come modello di indissolubilità del matrimonio il fatto che Dio ha unito il matrimonio Adamo ed Eva, è chiaro che non avrebbe certo usato un mito o una leggenda per avvalorare un concetto così importante come l'indissolubilità del matrimonio. Quindi, per chiunque è cristiano, se è cristiano deve anche credere alla narrazione che si trova in Genesi, quindi anche alla narrazione di Adamo ed Eva. Poi si possono fare varie altre riflessioni, perché io qui lascio anche al lettore, indicando brani biblici, di fare anche da sé delle ulteriori riflessioni e ricerche. Che il messaggio che dai, cioè che da, secondo te, appunto, è che la morte è vista come una punizione, che di sua iniziativa non ci sarebbe stata la morte? Sì, in effetti non era prevista in un progetto, per così dire, a lungo termine. La morte è venuta per un'azione errata fatta dai primi esseri umani. Questo è quello che dice la narrazione. Sì, 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 certo, certo. Poi ci possono fare tante riflessioni. Certo, sì, se uno si mette a discutere, poi non, cioè, sono, ci sono... Tanto prendo quello che dice la Bibbia, poi ognuno può valutare se è ragionevole, se è valido oppure no, oppure vuol dire può mettere in discussione l'operato di Dio oppure no. Se è credente può anche chiedere in preghiera a Dio: ma perché tutto questo? Però di fatto la narrazione biblica dice che Dio non ha creato la morte. C'erano esseri viventi che morivano, certo, gli animali non sono stati creati per non morire mai, sono stati creati per avere un loro ciclo, per cui anche Adamo ed Eva potevano vedere il ciclo della morte negli animali o anche nella vegetazione. Però non era previsto per l'essere umano, anche perché solo di Adamo ed Eva viene detto che erano una creazione totalmente diversa dal resto della creazione ed era fatta a immagine di Dio. Quindi per essere immagine di Dio doveva avere la capacità di manifestare appieno, volendo, le qualità di Dio, in modo particolare l'amore, la misericordia, la giustizia, la sapienza e anche la potenza di Dio, che gli aveva dato potere su tutta la creazione. Quindi aveva questa possibilità e anche a somiglianza di Dio la possibilità di non morire. Ma gli Elohim comunque, mi sembra che in Salmi, forse Salmi 82, c'è scritto, dicono: voi siete Elohim ma morirete come tutti gli Adam. Mi sembra che ci sia questa frase in Salmi 82, ma comunque adesso poi magari, cioè non, però mi sembra, io l'ho sentito da Biglino, no? Che in Salmi 82 ci dice che anche gli Elohim, diciamo, non sono eterni. Anche questo Olam sembrerebbe che voglia dire un tempo lungo ma non eterno, diciamo. Vabbè, questo... Ma diciamo che nella Bibbia, sia nei testi in ebraico o aramaico che nel testo in greco, sì, la Bibbia dei 70, vengono usate più volte diverse espressioni, no? Bisognerebbe studiarsele bene al dettaglio, certo, il significato anche nel contesto, perché una stessa espressione
in base al contesto può avere un significato diverso. E invece ti volevo chiedere, hai scritto altri libri o hai scritto qualcos'altro? Io ho scritto alcuni libri di saggistica, poi essendo nonno e bisnonno ho scritto anche dei libri... Accidente, allora facili vedere, così... Ma guarda, ecco, quindi ho messo insieme due libri, li ho ristampati mettendoli insieme in questo libro che sono le vere storie... Le vere storie di bisnonno Maurizio, due antiche storie. Accidenti. Sì, io sono bisnonno, ho detto che ho sette nipoti, tra cui ne ho una ultra trentenne che ha due figli, di conseguenza io sono pure bisnonno. Giovanissimo, porca miseria. Sono un ragazzo bisnonno, sono stato un ragazzo nonno, adesso sono pure un ragazzo bisnonno. Complimenti veramente. Non è che ho tanti meriti, il merito è dei miei figli e nipoti. Insomma, tu hai dato l'inizio, hai stato il barà, diciamo, il barà della creazione iniziale. Allora a questo punto mi sa che dovremmo poi fare un'altra intervista con tutti questi libri che hai scritto, insomma, dovremmo fare i titoli dei due... I due libri per ragazzi che ho messo qui, ho riunificato insieme. Uno è La vera raccatricciante storia di Cappuccetto Rosso, così come io la raccontavo ai miei figli e nipoti, dove Cappuccetto Rosso non era una persona così tenera, neanche la mamma e la nonna, mentre invece i lupi erano pure vegetariani, tra l'altro, per cui è una cosa un po' diversa da quello che raccontava la fiaba di Cappuccetto Rosso. E poi un altro racconto è la vera, completa, emozionante storia di Riccioli d'Oro, Pamela d'Argento e l'orsetto Faccia di Bronzo. Anche qui, per intrattenere figli e nipoti, mi dovevo inventare qualcosa. Alcune delle cose che ho inventato ho cominciato a mettere per iscritto. Allora dovremmo fare un'altra intervista, più o meno le faccio io più o meno di 40-50 minuti, così... abbiamo l'occasione di farne un'altra, insomma, se vuoi poi farne un'altra. Tra l'altro no, mi piacerebbe anche poi approfondire con te, se sempre sei voglia, col tempo, quando vuoi, un po' questo concetto della Bibbia, ad esempio, adesso non si può approfondire, perché poi in Numeri 31, ad esempio, tanto per... c'è scritto che, diciamo, le racconta di una battaglia contro forse gli Ammoniti, qualcosa del genere, e dice che come premio di guerra a Dio, a Yahweh, andavano anche 32 vergini, c'è scritto lì, non so, gli asini, le cose, quindi anche lì biglino, insomma. Tanto mi piacerebbe vedere se tu lo conosci, Mauro. Guarda, io posso dire che nella Bibbia, soprattutto nelle scritture ebraiche, aramaiche, vi sono tanti brani che lasciano perplessi, e lasciano perplesso anche me. E per cui non so darmi una spiegazione. Non li riconosco, diciamo. Non li considero. Sono diversi che mi danno da pensare. Però dico anche un'altra cosa, che non tutto quello che è scritto nella Bibbia è realmente quello che è stato scritto originalmente. C'è anche il fatto che ci sono stati dei cambiamenti, delle modifiche. Per cui c'è da valutare dove ci sono state quelle modifiche e perché, con quali motivazioni. Come oggi vediamo tante religioni che cambiano le carte in tavola secondo le convenienze. Poi, se andiamo a guardare i politici che ti cambiano le carte in tavola secondo convenienza, portando la frittata a loro piacimento, è una pecca umana quella di fare questo. E quindi c'è da valutare se e dove, ma sicuramente qualcosa c'è. Nella Bibbia sono state fatte delle aggiunte, dei cambiamenti e delle modifiche, e capire il momento storico del perché sono state fatte. A volte, se c'è una determinata convenienza, cambiano anche quello che è scritto.
Comunque, di questo io non sono assolutamente arrivato per quello che mi sembra di capire che la fede comunque ce l'hai ancora, insomma, nonostante sei uscito. Fede c'è, anche perché ho avuto, cioè io prima di credere nella Bibbia, non è che ci ho creduto perché papà e mamma me l'hanno detto, il prete me l'ha detto, allora io ci credo, ma proprio per niente. E anche in Dio, sì, qualcosa c'è, ma io non ne conosco assolutamente nulla. Per cui ho studiato a fondo per dare la risposta a queste domande. Dio c'è o non c'è? Se c'è, si interessa degli esseri umani oppure no? Oppure la Bibbia è un libro ispirato da Dio? Oppure è solo un bel libro di storia, come tanti libri di storia che possono essere validi, sempre fino a un certo punto, ma se è parola di Dio, uno lo legge in modo molto diverso, no? Che un semplice libro di storia, per quanto possano essere importanti i libri di storia, da disprezzare nulla. Ecco, e io ho fatto un esame molto, molto attento, non ho accettato così, sono andato a fondo, ma personalmente c'era l'aiuto dei testimoni di Geova, ma è stato più lo studio che ho fatto io personalmente che mi ha dato le risposte, non... lì è solo l'input a studiare la Bibbia, io l'ho studiata e sono arrivato a conclusioni, per cui io sono arrivato alle conclusioni mie, no? Mie, basate sui miei studi, che in effetti Dio c'è, ed è evidente perché non esiste nessun progetto se dietro non c'è un progettista, e noi vediamo che perfino la semplice sedia è chiaro che un falegname l'ha progettata e qualcuno l'ha costruita, non c'è nulla. Ora, quello che ci circonda è talmente complesso che gli esseri umani non sarebbero in grado, cercano di imitare molte cose, ci riescono anche bene, ma tante altre cose le imitano pure male perché non ci riescono. Quindi è chiaro che c'è qualcuno che è molto più capace di un essere umano a fare quello che ci circonda, anche perché poi se prendiamo un sole indispensabile alla vita, senza sole non si vive, quale essere umano potrebbe fare una creazione del genere? Per cui è evidente che c'è un essere immensamente superiore, immensamente più potente, in grado di creare il sole, le stelle e la terra stessa, che ha fatto ogni cosa. Poi com'è questa persona? Noi per saperlo dobbiamo, solo lui ce lo può dire. Con la Bibbia possiamo avere molte delle affermazioni fatte da Dio stesso che ci aiutano a capire molte cose al riguardo. Però, come detto, siccome la Bibbia non la considero, tutta oro colato, per così dire, ma sicuramente ci sono stati fatti dei cambiamenti secondo le convenienze dei vari religiosi che l'hanno tradotta, e allora bisogna valutare dove è attendibile e dove non è attendibile. E per fare questo è un'equipe di studiosi, per poterlo dire. Sì, cioè, mi ha fatto molto piacere questo primo incontro, perché mi sa che se ci fai vedere ancora i libri così... Sì. Guarda, questo è il primo che ho fatto vedere, è Bibbia, coscienza e libertà cristiana per non perdere la fede nonostante le religioni, che purtroppo hanno fatto perdere la fede a tanti. Poi c'è questo libro... Dottrine controverse, per vederci un po' più chiaro, perché se ne dicono tante su queste dottrine, arrivano a tutto e al contrario di tutto. Vediamo di capire con la Bibbia come stanno effettivamente le cose. Poi c'è questo libro che contiene due libri, La vera raccapricciante storia di Cappuccetto Rosso e La vera storia di Riccioli d'Oro, Pamela d'Argento e L'orsetto faccia di bronzo, in pratica un bisnonno in pensione che si è messo a fare delle storie. Poi ho altri libri, che io ho fatto una serie chiamata I pensieri di Mau sarebbe Maurizio, Maurizio, e una raccolta di perle di saggezza insieme a delle riflessioni fatte su queste perle di saggezza. Qui in questo libro ci sono i primi due volumi messi insieme, e poi c'è I pensieri di Mau,
tre, sempre perle di saggezza raccolte insieme alle riflessioni. Complimenti, complimenti. Bisnonno in pensione che sarei io. Bene, Maurizio, è stato veramente un piacere, insomma, spero di averti ancora sul canale presto e ci vediamo presto, allora, insomma. Bene. Sarà un piacere. Grazie pure per la pubblicità che mi stai facendo. Grazie, figurati, grazie a te. Va bene, allora a presto. A presto. Ciao, Mauro, ciao.